Io però volevo dire una parola sulla scuola, perché abbiamo trovato nel Presidente grande attenzione. Tra i pochi punti che ha citato, è uno dei punti che considera prioritario, e considera prioritario il fatto che c'è un oggettivo disagio che gli studenti e le studentesse d'Italia hanno vissuto in questi mesi, che è un disagio di apprendimento, ma è un disagio anche psicologico. Ci ha tenuto a sottolineare con noi, riprendendo anche parte della conversazione che avevamo avuto nel primo giro di consultazioni, e quindi citando che c'è un ragionamento da fare ovviamente su come si può organizzare questo sostegno agli studenti e questo recupero di mesi persi, che non vuol dire che non sia stata fatta a scuola, ma vuol dire che inevitabilmente la pandemia ha pesato e sta continuando a pesare. Quindi ci ha condiviso un primo ragionamento su cose strutturali che hanno a che fare con il calendario scolastico e che hanno a che fare con il prepararsi per tempo a settembre dell'anno prossimo. E quindi c'è sicuramente un lavoro da fare in questi mesi per riprendere meglio e il più possibile il fare scuola, con tutto quello che questo vuol dire, però chiaramente bisogna prepararsi, come sappiamo, da subito, per poi assicurarci che a settembre, con l'inizio del nuovo anno scolastico, le cose siano tutte in ordine, non ci sia il disagio di decine di migliaia di cattedre scoperte, che ovviamente aggiungerebbero disagio su disagio rispetto a quello che potrebbe essere la situazione legata alla pandemia.